Non dimentichiamoci che parliamo di soccorso, quindi parliamo della vita delle persone. Allora, il fatto che gli operatori del 118 e del 115 ad Arezzo abbiano voluto questo accordo indica molto bene che la loro volontà di continuare a migliorarsi e a crescere non è scontato. Primo accordo in Toscana tra 115 e 118 siglato presso il Palazzo della Prefettura Aretina, una sorta di lingua comune che permetterà appunto ai vigili del fuoco e agli operatori sanitari del 118 di migliorare il soccorso. Beh, cambia tantissimo, cambia il fatto che intanto ci cominciamo a conoscere un pochino più approfonditamente, non solo, ma sapere soprattutto quando io devo intervenire, quando devo fare un passo indietro e quando devo fare un passo avanti vigili del fuoco. Il cuore dell'accordo operativo, il primo in Toscana, è la condivisione di informazioni, di know-how, di esperienze che concretizza le strategie indicate dal sistema procedurale di livello regionale. Un miglior flusso dunque di informazioni tra le due centrali operative e una serie di incontri in cui il 118 studierà il lavoro dei vigili del fuoco e viceversa. Il 12 inizia anche la formazione fra le due centrali, in modo a condividere anche le informazioni. Il territorio è pericolo, se non siamo in armonia il pericolo poi cade su tutti e quindi stare sul territorio non è come stare in ospedale, quindi dobbiamo essere veramente bravi a condividere tutto. Saranno messi a confronto anche i protocolli per le maxi emergenze ed è già nato un gruppo di lavoro integrato per la gestione coordinata. Questo consente di migliorare la qualità del soccorso. Perché le scelte operative sono fatte in tempo di pace, sono le scelte migliori, senza farsi coinvolgere dall'emergenza e dalla necessità contingente. Uno scenario insomma, importante, un incidente importante, non qualcosa che coinvolge i cittadini, che cosa si evita con questo accordo? Si evita la dispersione di risorse, in modo tale che il risultato diventi qualcosa di efficiente, di efficace, di utile al cittadino nel miglior modo possibile.